Buonasera, buonasera. Qua c'è un brutto riflesso degli occhiali, fatemi spostare. Avevo acceso il faro, ma evidentemente non serve. È meglio così. Allora, di cosa voglio parlare in questo video? Fatemi prendere lo sgabellino. Allora, voglio dire la mia sul caso Silvia Romano. Allora, evidentemente, quello che si evince da questa storia è che ancora una volta ci siamo divisi in parrocchiette. Quelli che pongono l'accento sul riscatto pagato, quelli che dicono ma che cazzo ci va a fare là, quelli che vorrebbero crocifiggere Libero per un titolo effettivamente un po' fortino, quanta ipocrisia, poi vi spiego perché. Quelli che aiutiamoli a casa loro, però quando qualcuno li aiuta e succedono questi inconvenienti, dice la sua. Ora vi dico la mia. Allora, in primis, è un bene che la ragazza sia tornata sana e salva a casa. Si è convertita all'Islam, si è fidanzata, si è sposata, è gravida, ma saranno anche cazzi suoi. O mi sbaglio? Saranno anche cazzi suoi. Io sulla tipa in questione non ho nulla da dire, nulla. È un bene che sia tornata a casa. Io più che altro ho molto da dire su chi si sta zuffando in questa polemica. Torno a ripetere che la ragazza, anche se si è sposata, anche se si è convertita all'Islam, per noi poco cambia. L'importante è che rispetti la legge, che non crei pericolo, che non abbia strane idee in testa. Dopodiché lei può anche mettersi in velo integrale, a me non disturba affatto. La vita è sua, decide lei. Penso sia abbastanza matura per decidere. Poi magari un domani, viviamo in un paese libero ancora, deciderà lei cosa e cosa fare, no? Poi c'è sta storia dei 4 milioni mentre le imprese stanno letteralmente morendo di fame. Amici miei, lo so, da un punto di vista squisitamente economico, chi fa questo ragionamento dei 4 milioni mentre attraversiamo una grave crisi economica ha le sue ragioni, però dai, non posso credere che pur di salvare per qualche centinaio di euro che sarebbe piovuto nelle nostre tasche, non penso avreste voluto la morte della ragazza, non penso. Ma nonostante poi ci sono quelli, gli ipocriti, che si scagliano con il titolo di Libero, un titolo che oggettivamente a me non piace. Ma amici miei, perché Minzolingua, Bertoleso, il delinquente, Littorio Feltri, quelli vi vanno bene, vero? Quelli vi vanno bene. Il Cazzaro Verde, quelli vi vanno bene, vero? Il Cazzaro riferito a Renzi, quelli vi vanno bene quei titoli, vero? Ah no, quella è satira, vero? Siamo sempre alla stessa doppia morale insopportabile. E vabbè, ma è anche questo frutto di razionalità. Io ho notato che nel Guelfi e Ghibellini scatenatosi per questa questione, in molti hanno perso di vista la vera questione. Ok, cosa ci è andata a fare la ragazza lì? È andata con la cooperazione internazionale, con una ONU, una ONG, quello che vogliamo. Diciamo noi stessi aiutiamoli a casa loro, anche se io sono dell'opinione che se, magari se li lasciamo stare, se li lasciamo stare, non gli fruttiamo le risorse, magari sono anche in grado di aiutarsi da soli. Quei popoli lì, eh. Comunque sia,
C'è il terrorismo, c'è la guerra, c'è povertà in quelle... Ma una domanda che è sfuggita a tutti. Ragazzi, ma gli stati versano un tot all'anno verso le organizzazioni sovranazionali. Ragazzi, la butto alle brutale. Ma mi dite l'ONU a che cazzo serve? L'ONU a che cazzo serve? Se siamo costretti a mandare queste ragazze in paesi pericolosi, a che cazzo servono i caschi blu? A cosa servono? A cosa serve l'ONU? Che è nata proprio per dirimere le questioni internazionali. Noi ci scagliamo odiatori di Vittorio Feltri contro... odiatori di ONG, ma abbiamo perso completamente di vista il vero problema, che abbiamo delle istituzioni sovranazionali che non servono a un cazzo, dall'ONU al Fondo Monetario Internazionale al WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, fino a finire all'Unione Europea e alla Banca Centrale Europea, tutte queste cose qua. Ragazzi, è questo il vero fallimento. Poi dopo torno a ripetere il discorso dell'aiutiamoli a casa loro. È sbagliato anche quel concetto. Perché l'aiutiamoli a casa loro, così come fanno i lavori che noi italiani non vogliamo fare, implica un'inferiorità di questa gente. Implica un complesso di superiorità nei confronti di questa gente. Perché? Lasciamogli le loro risorse. Lasciamoli le loro ricchezze, lasciamoli la loro cultura. Io sono convinto che sono in grado di aiutarsi da soli. Ok? Dopo di questo, sarebbe anche ora che la smettessimo di accapigliarci. Ora siamo diventati tutti giornalisti provetti. Quello non deve scrivere, quello va radiato dall'ordine, quello così, quello con là. Perché va radiato dall'ordine? Se io voglio leggere Libero, chi cazzo sei tu che mi devi impedirlo? Che me lo devi impedire? Chi cazzo sei tu? Io vengo a impedire a te di leggere Travaglio, che a me fa schifo. Perché tu devi impedire a me di leggere Feltri, che tra l'altro non leggo più? Basta, basta. Per quanto riguarda la ragazza Silvia, decide lei della sua vita. Penso sia adulta e vaccinata. Solo che quello che dico io, amica mia, se una volta che hai passato quello che hai passato, io non ne faccio neanche una questione di soldi, ma anche di uomini e mezzi, perché per venirti a liberare dobbiamo, mentre tu ci vai volontaria, chi deve venirti a salvare il culo, cara Silvia? Non ci viene certo volontario, servizi segreti, forze armate e tutto il resto. Tu ci vai volontaria. Chi viene a salvarti il culo non viene volontario. Io non ne faccio neanche una questione di soldi. Vuoi tornare in Kenya? Liberissima. Mi firmi una liberatoria, perché non è che vai al villaggio vacanze dove c'è la sorveglianza, dove c'è tutto questo ambaradan qui. Tu vai in zone pericolose di tua spontanea volontà. Se è la prima volta sei stata rapita, siamo stati costretti a pagare, a mettere in mezzo uomini, mezzi, Se la prossima volta che ci vuoi andare, amica mia, mi firmi una liberatoria, come se ti rapiscono una seconda volta, sono cazzi tuoi. Dopodiché io non contesto il come, quando, dove e perché sei andato in Africa. Anzi, da un certo punto di vista è un gesto nobile che hai fatto. Anche se io torno a ripetere a fine video. Lasciamo agli africani ciò che è degli africani. Io sono convinto che sono in grado anche di cavarsela da soli. Ok? Iscrivetevi al canale.